Buonasera da Onda TG. In primo piano quest'oggi la vicenda della gestione dei teatri sulmonesi. Non accetto una gestione a metà, così l'attore comico sulmonese Gabriele Cirilli risponde no grazie al comune di Sulmona che gli aveva aperto le porte del piccolo teatro di via Quatrario. La stagione teatrale invece resta all'associazione Meta. Sentiamo nel nostro servizio. Ringrazio il Comune di Sulmona che ha lasciato le porte aperte alla mia proposta di gestione del piccolo teatro Toni del Monaco di Via Quatrario, ma il mio obiettivo, come d'avviso pubblico, era la gestione dei due teatri, quindi anche del Caniglia, per un progetto artistico univoco, avvalendomi della mia carriera artistica più che trentennale. Quindi, nel rispetto delle parti, ritengo che non ci siano i presupposti per accettare una gestione a metà. Auguro a entrambi i teatri il meglio per la popolazione e la città di Sulmona, affinché la cultura in questo paese abbia sempre la meglio, al di là delle logiche che muovono certe scelte. Lo afferma in una nota il comico e attore sulmonese Gabriele Cirilli a seguito della notizia sulla stagione teatrale che sarà gestita da Meta. La proposta di Cirilli di portare una scuola di recitazione in città già attiva a Vasto prevedeva la sinergia tra le due strutture, il Caniglia e il Piccolo Teatro, per cui l'attore ha preso atto della scelta dell'amministrazione comunale di Sulmona e rinuncia a dare il proprio contributo per la crescita culturale della città. Inutile sottolineare che si tratta di una grande perdita, vista la risonanza e l'esperienza dell'attore che poteva giovare la città che punta al titolo di capitale italiana della cultura. Secondo il piano del comune, la stagione teatrale sarà gestita anche quest'anno per il triennio dall'associazione Meta diretta da Patrizio D'Artista. Un ottimo lavoro, già sperimentato in tempi difficili quali quelli del Covid, sia per la qualità della programmazione e della promozione, si legge nella nota del comune, sia per la complessità e articolazione della stessa, con particolare riferimento agli aspetti della produzione e della collaborazione con il territorio, istituti scolastici, Dipartimento di Salute Mentale della ASL, realtà associative. Insomma, sul sipario per Meta che il 5 novembre avvierà la stagione con il primo spettacolo di prosa, per Cirilli invece era rimasta aperta la porta del piccolo teatro di Via Quatrario, dove si potrà attivare una specie di succursale della scuola di formazione aperta a Vasto e al contempo la possibilità di inserire nella programmazione gli eventi di carattere comico brillante che l'attore sulmonese aveva proposto a cadenza mensile nel suo più vasto progetto, avevano scritto dal comune, ma Cirilli non accetta una stagione a metà. D'altronde si deve anche garantire una linea di continuità per Meta e l'associazione presieduta da Patrizio Maria D'Artista che in tempi difficili, come abbiamo sentito, ha reso accessibile a tutti il teatro, agli studenti, ai più giovani, con un linguaggio appunto trasversale. Quindi vedremo se ci saranno risvolti con la speranza di individuare magari nei prossimi giorni un compromesso. Ora cambiamo argomento, arriva lo sfratto per il mine canile abusivo costruito nella zona artigianale di Sulmona. Al varo l'ordinanza dagli appositi uffici comunali di Palazzo San Francesco. Si sospetta però il maltrattamento di animali. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Scatta l'ordinanza di abbattimento, ovvero ripristino dello stato dei luoghi, per il mini canile abusivo realizzato nella zona artigianale della città di Sulmona. Gli uffici comunali di Palazzo San Francesco stanno varando in queste ore il provvedimento, dopo gli accertamenti esperiti dai carabinieri forestali e dalla polizia locale, che attraverso verifiche specifiche e mirate sono risaliti all'autore dell'abuso edilizio. La struttura insiste infatti su un'area di proprietà privata, ereditata recentemente da una famiglia sulmonese. La costruzione risalirebbe al 2021. Fatto sta che quei tre box, che ospitano attualmente 5 cani, dovranno essere smantellati all'esito delle verifiche svolte e dei carteggi acquisiti che dimostrano la realizzazione dell'opera senza autorizzazione alcuna. Tuttavia, la vicenda potrebbe avere anche un risvolto giudiziario imprevedibile, nel senso che nelle prossime ore sarà depositata una denuncia dettagliata per maltrattamenti di animali, un'informativa alla procura. Un'ipotesi di reato che potrebbe essere formulata dopo i primi accertamenti, che ora è al vaglio degli organi preposti per gli approfondimenti investigativi di rito. Del caso, evidentemente, è stato informato il competente servizio dell'ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila. Ora la cronaca giudiziaria che ci porta a Castel di Sangro con l'assessore funzionaria ASLA indagata al vaglio dei militari, i documenti ma anche la messaggistica acquisita nell'ambito della vasta inchiesta. Tutto sarebbe partito da una denuncia sulla gestione di alcuni appalti e assunzioni, quindi ancora indagini sul presunto abuso d'ufficio. Sentiamo meglio nel nostro servizio.
Ancora indagini a Castel di Sangro per il presunto abuso d'ufficio dell'assessore funzionario ASL Michela D'Amico. In queste ore gli investigatori proseguono l'analisi della corposa documentazione sequestrata al fine di accertare eventuali irregolarità, mentre da indiscrezioni si è appreso che i militari avrebbero posto sotto sequestro anche il suo telefono cellulare per la verifica delle conversazioni e della messaggistica, sperando di pescare elementi utili ai fini dell'inchiesta. Accertamenti sono stati espletati anche nel PC in dotazione alla D'Amico, personali e aziendali. L'indagata è responsabile delle procedure, atti, provvedimenti amministrativi, organizzazione del lavoro, coordinamento delle risorse umane e anche assessore comunale al bilancio del comune di Castel di Sangro, presidente del consiglio comunale nella passata legislatura. L'inchiesta farebbe parte di un filone complesso che coinvolgerebbe altre persone e non è escluso che possa allargarsi a ulteriori soggetti anche alle assunzioni. I militari hanno fatto visita negli uffici dell'azienda sanitaria all'Aquila, ponendo in particolare sigilli nell'ufficio della D'Amico al fine di programmare poi l'esame di una copiosa documentazione. Secondo quanto trapelato, le indagini si riferirebbero a una procedura di gara nell'ambito della quale il funzionario avrebbe il ruolo di responsabile unico del procedimento. In Alto Sangro, la perquisizione ha riguardato anche gli uffici di due commercialisti. Le operazioni hanno visto impegnati diversi carabinieri che hanno notificato all'interessata il decreto di perquisizione locale la contestuale informazione di garanzia con indicate le ipotesi di reato, abuso d'ufficio e il materiale da porre sotto sequestro. L'inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica Aquilana. Tutto sarebbe partito da una denuncia in cui sarebbero state rese note le modalità con cui si procedeva alle assunzioni, aggirando le regole e soprattutto le graduatorie. Ma tutto è da vagliare nel dettaglio. A proposito di inchieste sulla sanità, torniamo alle gare pilotate per la ASL di Pescara. La Procura della Repubblica ha confermato le accuse anche per la pratolana implicata nel procedimento. Avviso di chiusura delle indagini preliminari per 35 persone. Sentiamo nel nostro servizio. Cinque gare che sarebbero state pilotate per oltre 35 milioni. Le accuse a vario titolo sono turbata, libertà degli incanti, corruzione, evasione fiscale. Sono 35 gli indagati, 26 persone fisiche, 9 tra società e associazioni sportive, tra i quali il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, l'ex sottosegretario alla giustizia, Federica Chiavaroli, nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Pescara sulle attività di un imprenditore, culminata con le misure cautelari del 14 giugno scorso per 5 dei personaggi coinvolti, tra questi anche la funzionaria pratolana TP di 63 anni che finì ai domiciliari in misura cautelare revocata dal Tribunale del Riesame. La Procura della Repubblica di Pescara ha spedito in queste ore l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, prologo della richiesta di processo. Da quanto si apprende, il numero degli indagati sarebbe cresciuto e nel registro apposito sono state inserite delle società cui viene contestato l'illecito amministrativo delle singole società coinvolte. Intanto una giornata importante e significativa anche per quanto riguarda lo sport cittadino, meglio le strutture e gli impianti sportivi, perché il comune di Sulmona è tornato proprietario dei campi da tennis siti in località Incoronata dopo 6 anni di iter burocratico. Oggi l'ultimissimo atto che ha formalizzato il passaggio. Un risultato importante, secondo l'assessore allo sport Attilio D'Andrea. A breve ovviamente dovranno essere programmati i lavori. Noi ci fermiamo qui per la prima parte, torniamo tra poco con Onda TG. Rinnova i tuoi ambienti, risparmia con qualità. Arredamenti Jacobucci effettua una grandiosa svendita per rinnovo locali con sconti incredibili del 30, 50 e 60%. Cucine, sale, salotti, divani, camere, arredo bagno e tanto altro a prezzi di realizzo. Risparmia con qualità, approfitta degli sconti del 30%, 50%, 60%. Arredamenti Jacobucci ti aspetta in via Lamaccio 17 a Sulmona. Telefono 0864 53088.
Il frigo è vuoto e ogni occasione è buona per passare da Pizzeria San Francisco. Pizze intere o al trancio, focaccine ripiene, stuzzicherie e la pizza P quadra da 33 centimetri. Buffet compleanni e servizio da sporto. Anche a domicilio, Pizzeria San Francisco, in Viale Mazzini 55 Sulmona. Telefono 371 39 13 307. Ogni occasione è buona, come la pizza. Il centro stampe RD Web, con una nuova iniziativa di sensibilizzazione, vi propone stampe su carta riciclata certificata, quindi senza abbattere nuovi alberi. Potrete avere, nel pieno rispetto della natura, biglietti da visita, volantini, brochure e tanto altro. Da 15 anni siamo sul territorio per dare vita alle vostre campagne pubblicitarie e da oggi siamo ancora più green. Vi aspettiamo a Sulmona in piazza Venezuela 15. Noi non lo abbattiamo. La Camerata Musicale Sulmonese presenta la nuova stagione concertistica, ricca di grandi appuntamenti, orchestre sinfoniche e da camera, solisti prestigiosi, jazz, musical e tanto altro ancora. Stagione concertistica, fai il pieno di cultura. Info e abbonamenti in Vico dei Sardi 9. Seconda parte di Onda TG, ripartiamo dallo scenario del post emergenza con un possibile nuovo fronte nel carcere di Sulmona. Positivo bis, un consigliere comunale di Palazzo San Francesco, la curva epidemiologica però fortunatamente non sale, oggi sono 55 nuovi casi comparsi. Nel bollettino della ASL facciamo il punto nel nostro servizio. Possibile nuovo fronte in carcere, ma il virus non accelera sul territorio Peligno Sangrino, che oggi mette a referto 55 positività, di cui 7 reinfezioni, distribuite sui vari centri del comprensorio. 29 a Sulmona, 4 a Prato La Peligna, 3 a Scanno e Pettorano sul Gizzo Entro d'Acqua, 2 ciascuno a Villa Lago e Canzano, un caso a Testa Vestecinaro, Raiano, Castel di Sangro, Bugnara. Sulmona continua a portare la bandiera, anche se il contagio non risparmia gli altri piccoli e grandi comuni della vallata. Tuttavia l'ondata tonnare, dopo l'exploit delle scorse settimane, appare contenuta e gestibile. La scorsa settimana si registravano 60 positività, mentre lo scorso 6 ottobre venivano annotati 72 contagi sui registri ASL. Una discesa progressiva che permette di affrontare con relativa serenità i primi scampoli di autunno del post-emergenza, anche se gli assembramenti al chiuso e le strutture sensibili, sempre sotto pressione per la generale carenza di organico, richiedono comunque la giusta attenzione. È il caso del carcere di Sulmona, dove si registra la seconda positività consecutiva tra i detenuti. Il rischio di un nuovo fronte appare concreto, anche se in questa fase, visto il prolungato effetto booster e le sottovarianti meno aggressive, la situazione resta sotto controllo. Positivo anche un medico del distretto sanitario sulmonese e un consigliere comunale di Palazzo San Francesco. Complessivamente sono 1119 gli attuali positivi sul territorio, a fronte di 399 guarigioni elaborate nel corso dell'ultima settimana, comunicate in giornata. Le negativizzazioni insomma accelerano per tentare il sorpasso al virus. Stabile e contenuto il tasso di ospedalizzazione, con 4 degenti, tutti in area non critica. Ed ora la cronaca: pellet a basso costo, oltre 100 vittime nella truffa che arriva dal Molise, sta indagando la polizia di Sulmona. Nell'epoca del caro, con i rincari ai massimi storici, numerose le vittime appunto di questo raggiro. Ma sentiamo di cosa si tratta nel nostro servizio. Oltre 100 persone truffate, almeno 8 comuni del centro Abruzzo coinvolti: Pacentro, Prezza, Sulmona, Popoli, Bussi sul Tirino, Pesco Costanzo, Castel di Sangro e Secinaro, più diversi centri marsicani e molisani. E questo è il bilancio della cosiddetta truffa del pellet, che nell'epoca del carro miete numerose vittime. Un raggiro che arriva dal Molise, non certamente dalla Valle Peligna, dove diverse persone restano in attesa dei carichi ordinati, ma in giù di destinazione. Sul caso sta indagando il commissariato di pubblica sicurezza di Sulmona, dopo la formalizzazione di una querela che risale ai giorni scorsi. Sostanzialmente, un imprenditore che risiede nel Molisano,
titolare di una ditta, avrebbe pubblicato sul proprio profilo Facebook un post con l'offerta vantaggiosa dei pellet. Nell'epoca digitale la notizia ha fatto subito il giro del web, anche perché con i tempi che corrono, con i rincari energetici e i massimi storici, bisogna pure approfittarne. Così un utente residente in Valle Peligna ha contattato la sua cerchia di amici, che a loro volta hanno passato la voce per ordinare la merce. 100 euro per l'acquisto di ogni bancale a titolo di anticipo, per un totale di migliaia di euro raccolti e consegnati al truffatore, una parte dei quali lo scorso settembre a una persona incaricata da quest'ultimo. Passa una settimana, ne passa un'altra, fino a 2 mesi. Il sospetto che possa trattarsi di una truffa è arrivato a molti acquirenti, Garante Peligno compreso, che si è recato personalmente in terra molisana per incontrare faccia a faccia l'imprenditore dell'annuncio, dopo aver tentato invano di raggiungerlo telefonicamente. Lì ha fatto l'amara scoperta: il proprietario della ditta che fornisce pellet non era l'imprenditore in questione, ma un altro, già contattato a sua volta da altri utenti per la medesima truffa. Sono dispiaciuto per quanto accaduto, mi rendo disponibile a risarcire, secondo le mie possibilità, tutte le persone che si sono fidate di me per l'acquisto del pellet, commenta l'intermediario Peligno, che ha sporto querela. Parte dei malcapitati sono stati già ripagati, mentre per gli altri è stato chiesto un certo lasso di tempo, dal momento che anche e soprattutto il garante è stato a sua volta truffato, per cui non è dovuto a risarcire. Insomma, una truffa a catena che non trova la sua radice autoctona in Valle Peligna. Altro che risparmio, gli operatori del commissariato hanno avviato l'accertamento del caso. E ora la cronaca giudiziaria che ci riporta prettamente a Sulmona: multato per Covid, violò il lockdown con il coltello nella giacca, è stato assolto un 46enne per tenuità del fatto, ma sentiamo che cosa è successo nel nostro servizio. Esce di casa con un coltello di piccole dimensioni nella giacca in pieno lockdown, senza motivo di comprovata necessità. Multato all'epoca dei fatti per aver violato il decreto anticoronavirus, il primo in assoluto varato dall'allora governo Conte, nella giornata di ieri ha incassato l'assoluzione per tenuità del fatto. Protagonista della vicenda giudiziaria è un 46enne di Sulmona che è finito alla sbarra per detenzione di arma atta ad offendere. Era il 7 aprile del 2020. L'Italia si era blindata per contrastare contagio da Covid, la paura psicosi era alle stelle. L'uomo, dovendo soccorrere un amico che era rimasto in mezzo alla strada per un difetto meccanico dell'auto, è uscito di casa e ha incrociato le forze dell'ordine in prima linea per il controllo del territorio. Entrambi sono stati sanzionati con una multa da 400 euro per l'uscita senza comprovata necessità. Sottoposto a perquisizione veicolare personale, è stato rinvenuto un coltello di piccole dimensioni nella tasca di una vecchia giacca che indossava, di proprietà del padre poi deceduto. Entrambi lo utilizzavano per raccogliere gli asparagi nei dintorni della comune abitazione. Dell'esistenza di quel coltello aveva riferito di non saperne nulla. Fatto sta che è finito pure sotto processo. Il giudice monocratico è stato più clemente delle forze dell'ordine che lo multarono, nel senso che, come previsto d'altronde dalla legge, ha ricondotto l'episodio nell'alveo della tenuità del fatto, mandando assolto l'imputato, difeso in giudizio dall'avvocato Andrea Marino. Per il Covid non poteva uscire, ma per il codice penale la sua condotta non è di rilevanza, tanto da giustificare una sentenza di condanna. E ora, a distanza di qualche giorno, riavvolgiamo il nastro sul Premio Internazionale di Sulmona con il bilancio di questa edizione. Marco Malvestuto nel servizio. Fratelli d'Italia, d'Italia, siete Scipio, si è cinta la testa. L'opera Washington Square dell'artista Valeria Cademartori di Roma è la vincitrice della 49esima edizione del Premio Sulmona, rassegna internazionale di arte contemporanea. L'opera di Valeria Cademartori è stata ritenuta meritevole del primo premio per l'impronta drammatica di un'immagine che persuade per coerenza stilistica ed alta qualità narrativa, grazie alla figurazione sapiente delle virtù espressive della materia pittorica. Bene, sono molto molto onorata, felicissima, e ringrazio tantissimo l'organizzazione, la giuria e questa splendida città che frequento da un po' di anni, partecipo e ho potuto ammirare e apprezzare la passione che questo premio Sulmona ha per la pittura
e per tutte le forme di linguaggio dell'apertura. Al secondo posto si è classificato l'opera Narciso di Aurelio Talpa di Bosco Reale Napoli, che con le ceramiche ottenute col metodo RACU sottolinea confluenze operative radicali e inaspettate. Premiato Talpa rilascia la sua dichiarazione. Buonasera a tutti e soprattutto volevo ringraziare chi ha reso possibile tutto questo. Per un artista, quando riceve un premio, vuol dire che dopo tanti anni di sacrificio qualcosa sta facendo. Va bene? Grazie. Terzo premio per Nel mistero del vento d'autunno di Giuliano Cenzini di Torrita di Siena, che racchiude il suo attuale momento di ricerca attraverso il quale composizione e scomposizione si avvicendano in un effetto d'insieme che supera l'apparente schematismo dell'opera. Con l'esempio di telecamera, così anche l'artista Cenzini può lasciare anche una sua dichiarazione. È un po' difficile perché io sono un po' emozionato. Voglio soltanto ringraziare chi mi ha votato, voglio ringraziare Sulmona perché è tanti anni che partecipo, quest'anno è la prima volta che prendo un premio significativo. Grazie. Grazie. Alla manifestazione organizzata dal Circolo d'Arte e Cultura Il Quadrivio di Sulmona sono stati invitati 170 artisti italiani e stranieri. Serata molto importante per il premio Sulmona e per Sulmona. Abbiamo ospiti molto importanti, artisti molto importanti, e persone che sono venute da tutte le parti d'Italia, anche dall'estero, ed è un momento molto importante per la vita appunto di Sulmona nell'arco dei suoi 12 mesi. È una edizione che noi abbiamo voluto che non fosse soltanto una transizione per il cinquantenario che ci sarà l'anno prossimo, ma che avesse dei valori in sé, dei valori propri. E questi valori sono stati rivolti verso i giovani. Abbiamo avuto un contest di foto per i ragazzi, foto delle opere d'arte esposte. C'è stata la novità di Nicole Tuzzi, che ha sostituito per adesso Chiara Tarquini, giovanissima anche lei, però puntiamo ai giovani perché per il rinnovamento nella continuità, come vuole il premio Sulmona e come credo che sia giusto che sia. Un contest che qui non hanno partecipato dei professionisti, ma delle persone che a livello amatoriale, appunto amanti della fotografia, dei visitatori del premio, in modo che siamo molto felici del fatto che così il premio si apre un po' alla cittadinanza. Siamo stati veramente felici e contenti insomma, del successo che ha avuto, e poi noi siamo giovani del premio Sulmona e siamo stati veramente felici di promuovere questo contest fotografico che appunto ha avuto molti iscritti. Il contest è stata un'idea che abbiamo voluto promuovere principalmente per riscoprire, diciamo, l'arte nell'arte, ciò che contraddistingue principalmente anche i giovani mediante l'utilizzo di social. Prima volta, sono contentissima di essere stata scelta, per me è un onore, e poi ogni volta che comunque mi esibisco qui nel teatro della mia città è un'emozione, secondo me, diciamo che non ha paragoni, ecco. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, e si danza altissimo. E ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia.
Sulmona Pulita siamo noi, questa è l'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale per le giornate del fine settimana, sabato 22 e domenica 23 ottobre. L'evento di volontariato civico è stato proposto dall'assessore all'ambiente Katia Dinisio e dal consigliere provinciale e comunale Antonella Lagatta. Queste le aree individuate nelle quali i volontari presteranno la loro opera: centro storico, quartiere Porta Napoli, area tribunale Cappuccini, viale delle Metamorfosi, stazione centrale. L'obiettivo non è solo quello di restituire pieno decoro a diverse zone cittadine, ma soprattutto di sensibilizzare la cittadinanza alla cura della città come casa comune, anche con questi piccoli gesti. Accanto ai servizi di competenza comunale è importante che la città sia tenuta pulita, anche grazie alla collaborazione quotidiana, fattiva e costante dei cittadini. I punti di ritrovo per la consegna del materiale sono i seguenti: alle ore 9 di sabato 22 nel piazzale del cimitero ai Campetti del Serpentone, domenica 23 alle 9 in piazza del Carmine e piazza Capograssi. Le due giornate saranno momenti di cittadinanza attiva, con un coinvolgimento pieno dei cittadini che si attiveranno nel riparare il cattivo comportamento civico di altri, che per fortuna restano una minoranza. Inoltre chiederò ai cittadini che partecipano di fotografare luoghi impensabili dove i rifiuti vengono abbandonati, sia nelle periferie cittadine che nello stesso centro storico. In passato, anche di recente, sacchetti o cumuli di rifiuti sono stati rinvenuti infatti accanto a infrastrutture, parcheggi, monumenti, fontane storiche. Indecenze che vanno decisamente eliminate, accrescendo in tutti senso di responsabilità e civismo a tutela della casa comune che è la nostra città, afferma l'assessora comunale Katia Dinisio. Prima di chiudere vi ricordo, anzi vi invito a visitare il nostro sito internet www.ondatv.tv per restare aggiornati su tutte le notizie. Davvero tutto per questa edizione, grazie per aver scelto Onda Rigi, che come di consueto torna domani. A tutti una buona serata.